Sacrificio vuol dire che io faccio fede all'insegnamento di Chauvet, che è stato un grande pedagogo, un grande attore del Novecento, che parlando del lavoro dell'attore scriveva e descriveva l'elogio del disordine. Quindi per me non esiste un metodo, esiste un modo di stare aperto rispetto al lavoro e cercare con una spugna di assorbire tutte le informazioni che rispetto al lavoro stesso possono arrivare anche da punti molto lontani. Questo lavoro per me parte però sempre dalla Bibbia, cioè dalla sceneggiatura. Io non credo alla prestazione, soprattutto al cinema, quando non si parte da uno scritto che già di suo è potente. Io penso che Edoardo e sia Filippo Gravino, lo sceneggiatore, abbiano fatto un lavoro meticoloso, profondo e siano riusciti a tratteggiare nel film di genere un'emotività costante che lega tutti i personaggi e li porta all'incontro e allo scontro. Quindi io sono partito da lì e poi ripeto, sono partito da questa idea forse all'inizio quasi personale di inventare questo delinquente innamorato che esce dal proprio branco e si avvicina a quest'essere che anche biograficamente è molto distante da lui, perché c'è una relazione tra due età molto diverse. Thea è quasi ancora un adolescente, Francesco invece non è fatto, è finito, hanno un background completamente diverso. Francesco sa che Thea è la figlia di un avvocato, quindi comunque è un rappresentante della giustizia, così come sa a sua volta di essere almeno il figlio di un uomo che ha avuto il massimo della pena. E poi il lavoro che si va a fare, soprattutto con un regista come lui che ama lavorare con il corpo degli attori, con la voce degli attori, è proprio artigianale, è di fino e avviene molto di più sul set, proprio nelle piccole sfumature, ed è un regista che accetta tantissimo l'invenzione, qualora questa invenzione però suoni giusta. Lo fa con grande pacatezza e anche con grande fermezza, e quindi sentire la forza e la decisione di un regista anche rispetto alla proposta, secondo me garantisce agli attori di stabilire un rapporto di fiducia totale. Io so che se propongo e la proposta viene accettata e giusta, qualora non dovesse accettare,